Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata, carissimi amici. Affidiamo noi stessi, tutti i nostri cari, tutte le persone che sono nella sofferenza. Ecco, oggi vedremo un Vangelo dove Gesù si prende cura dei nostri mali e infonde speranza. Una grande speranza che Lui ci può donare, la salvezza e la vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Ora la lettura del Vangelo, che non sarà quello della festa di oggi, della presentazione di Gesù al Tempio, ma sarà il Vangelo della lettura continua feriale. Siamo allora al capitolo 5 di Marco, dal versetto 21 al 43, dalla voce di Claudio. Il Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. La mia figlioletta sta morendo. Vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli dissero: tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato? Egli guardava per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo.
fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: Talita cum, che significa fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Lode a te, Cristo. Questo Vangelo ci fa vedere Gesù molto sensibile alla sofferenza dell'umanità. Quando arriva il capo della sinagoga, Gairo, e si getta ai suoi piedi, lo supplica con insistenza: la mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Gesù cosa fa? È scritto nel Vangelo: andò con lui. Quanto è bello vedere un Gesù che si mette fianco a fianco insieme e cammina, accompagna. È un Gesù che porta insieme con noi il peso della sofferenza. E in questo cammino ecco che si inserisce un'altra storia, una storia che aveva fatto il suo percorso all'interno della vita di una donna che soffriva da 12 anni e nonostante si fosse fatta curare da molti medici, aveva speso tutto, ma il risultato era stato soltanto un peggioramento. Avendo sentito parlare di Gesù, aveva maturato in lei una fede, un desiderio. Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. Qui vediamo che la sua consapevolezza, il suo desiderio, la sua ricerca non è soltanto la guarigione. Sì, la guarigione è importante, ma cercava qualcosa in più. Dice: sarò salvata. Anche soltanto se potrò, se riuscirò a toccare le sue vesti. Sarà difficile, sarà quasi impossibile per me, perché lui è in mezzo a tanta gente, è circondato da questa folla che lo preme da tutte le parti, ma sarà sufficiente anche soltanto poter toccare le sue vesti e io sarò salvata. Si parla proprio di fiducia in Gesù, una fiducia piena in Gesù. E quando poi lei arriva e riesce a fare questo gesto di toccare le sue vesti ed effettivamente rimane guarita, sente nel suo corpo che è stata guarita, si è fermato il flusso di sangue. A quel punto Gesù non si accontenta che sia avvenuto questo miracolo, ma cerca il volto di quella donna. Così come la donna nel suo cuore ha intuito il volto di Dio d'amore,
di tenerezza, di misericordia, era giusto che anche il volto di questa donna, ecco, si incontrasse con il volto di Gesù. Ecco, all'inizio Gesù con quella domanda che chiede chi ha toccato le mie vesti, ecco, tutti rimangono stupiti perché come si poteva cogliere un singolo tocco in mezzo a una folla che lo premeva da tutte le parti. Ma per Gesù, quando un tocco è fatto con il cuore, è sempre unico, è sempre personale, è sempre fatto da volto a volto. È importante allora che i volti si incontrino, si vedano, si riconoscano. E la donna, impaurita e tremante, perché sapeva ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: Figlia, la tua fede ti ha salvata. La tua fiducia in me non è stata riposta invano. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. È veramente bello quello che ha detto Gesù. È una grande luce. E anche Gairo ha sentito. Ma subito dopo questa grande luce, ecco che arriva la notizia dalla casa di Gairo: tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro? Questa notizia è accompagnata da questa domanda che è quasi un dire: ormai niente più è possibile, ogni speranza è perduta. È veramente sorprendente vedere davanti a quella luce che si era appena accesa, subito viene portata una tenebra. Ma allora a chi devo credere? Ed ecco allora la voce di Gesù che proprio dice subito, rivolgendosi a Gairo: non temere. Continua, non temere, soltanto abbi fede. Cioè abbi fede contro ogni speranza, contro anche l'evidenza stessa. Non temere, la tua fiducia non sarà delusa. Ecco, credo che il Vangelo di oggi abbia questo come contenuto principale. Di conservare la fiducia in Gesù nonostante tutto quello che possa succedere, anche la cosa più estrema, quella che vorrebbe toglierci ogni speranza, no, anche lì Gesù ci invita a continuare ad aver fede in Lui. Anzi, potremmo dire ad avere una vera fede in Lui, perché la fede è vera fede quando rimane accesa anche nella tenebra più oscura. Ecco allora che continua il cammino verso casa. Gesù sceglie di camminare soltanto con i suoi tre, Pietro, Giacomo e Giovanni. E quando arrivano c'è questo trambusto, questo pianto, queste urla forti e questa domanda di Gesù, che la situazione che tutti vedono in un determinato modo di tragedia, lui la legge in un altro modo. Chi la legge nella maniera reale? Gesù dice: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Chi ha ragione? Si può leggere la realtà in un altro modo, se siamo con Gesù. La luce di Gesù può illuminare anche la realtà più oscura? Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Certo, lo deridevano. Lo deridevano. Il mondo deride.
la verità, la luce di Dio, il Vangelo di Dio. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse Talita cum. Che significa fanciulla, io ti dico alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Non temere. Soltanto abbi fede. Sì, perché la tua fede non rimarrà delusa. La tua fede ti aprirà al dono della salvezza. Rimangono certamente ancora tante domande, perché chi non si chiede perché oggi non hai ripetuto questo miracolo nelle persone care? Che hanno sofferto, che hanno lottato contro la malattia e non sono riuscite a vincerla. Perché non l'hai ripetuto, Signore? Diciamo che il Vangelo, la storia di Gesù con noi non è finita. Gesù continua a camminare con noi e anche di fronte a notizie che vorrebbero toglierci ogni speranza, ci dice: non temere, soltanto abbi fede. Vedrai che la tua speranza, la tua fiducia in me non sarà delusa. E certamente la rivelazione più grande di Gesù ci viene data quando lui, sulla nostra morte, fa questo gesto, non quello di rimanere esterno alla nostra morte, ma di entrare e di sperimentare la nostra morte, cioè la mia morte, l'ha voluta vivere insieme con me. Ecco, questa è la grandezza di Gesù. È arrivato a farsi così vicino da poter vivere con me la mia morte e aprirmi come compagno di viaggio la via della vita, proprio sperimentando la mia morte. Sentiamo allora questa strada luminosa che Gesù è venuto a donarci, proprio come compagno, che non dall'esterno, ma da vicino, da dentro di me, mi accompagna. E vive tutto quello che io vivo, perché io lo viva insieme con lui. Ecco, non sarò solo nel momento della mia morte, perché io morirò con Gesù. Gesù morirà con me e la sua morte sarà anche mia, ma anche la sua vita sarà mia. Ecco, lasciamoci accompagnare, prendere da Gesù. Ecco, lui è veramente la nostra luce, il nostro tutto, la nostra fiducia. Riponiamo in lui tutta la nostra fiducia con l'aiuto della Mamma Celeste. Vieni Gesù, riempimi di te, ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù, fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù, grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore e misericordia e miseria. Una cosa. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia,
fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. Per E con il tua tuo per spirito. intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco, buona giornata a tutti voi, carissimi.